Monza rimase, come sempre, luogo preferito dei regnanti. L'ultimo fu Umberto I, re d'Italia, che venne ucciso da Gaetano Bresci nel 1900. La visita del centro storico della città parte da Piazza Citterio con il monumento a Vittorio Emanuele II dello scultore Luigi Crippa. Si scende da via Carlo Alberto e ci si ferma nella piazza Carrobiolo con la chiesa dei Padri Bernabiti. Oggi, in un locale vicino, si può assaggiare la birra monzese che, si racconta, piacque molto anche a Michael Schumacher. Proseguendo fra le vetrine di via Carlo Alberto, si giunge alla piazzetta della chiesa di San Pietro Martire. Qualche passo più avanti si giunge all'Arengario. L'Arengario fu costruito nel XIII secolo, simbolo dell'affermarsi del potere comunale. L'Arengario è un edificio storico situato nel centro di Monza. Si trova in Piazza Roma, da qui si dipartono tutte le vie principali di Monza. L'edificio presenta a piano terra un ampio porticato d'arcate, sorretto da massicci pilastri in pietra, luogo degli incontri e degli scambi.